Ora. Allora, avverto, passiamo all'11.9. Avverto che a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento massa 1, no, 11, sì, è scritto male qua, 11.9, nuova formulazione, parte principale, a pagina 4 del fascicolo, risulteranno preclusi tutti i successivi emendamenti riferiti al primo periodo del comma 1 fino all'emendamento Russo 11.27 a pagina 8. Se nessuno chiede di intervenire, metto in votazione l'emendamento 11.9, nuova formulazione massa, parere favorevole Commissione Governo, contrari relatori di minoranza. È aperta la votazione. Piepoli, Colonnese, Piepoli ha votato, Colonnese anche, non vedo mani alzate, è chiusa, oppla, censore Mannino. Al banco della presidenza Fossati. Mannino, riuscita? Perché non vedo da qua. Ok, è chiusa la votazione. La Camera approva. Andiamo a pagina 9 del fascicolo. Emendamento 11.29 De Rosa. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Malisani. Giorgis. Ci siamo? Alzate le mani se non avete votato, non vi vedo. Hanno votato tutti, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'11.30 Catania. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Grande in arrivo, Zardini, Giorgis, Nardi, aspettiamo, Misuraca, Formisano, Martino. Dopo Martino chiudiamo e Formisano che ha raggiunto il posto. Formisano. Martino non riesce a votare? Ah, ha votato lei. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 11.31 Russo, parere contrario, Commissione, Governo e relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Scuvera, Bolognesi, Coppola. Coppola ha votato, Bolognesi pure, Scuvera anche di qua, tutti hanno votato? Mi pare di sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti identici 11.32 Ciraci, 11.34 Russo,
Chiede di intervenire il deputato Russo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Vorremmo provare ad introdurre un elemento di ragionevolezza nella azione di esproprio che si celebra attraverso l'approvazione di questa norma, peraltro un esproprio che genererà, indipendentemente dall'approvazione nell'altro ramo del Parlamento di questa norma, sapete tutti che mai verrà approvata questa norma al Senato, in genererà già criticità significative soprattutto sul fronte degli investimenti, in modo particolare sul fronte degli investimenti quando si tratta di capitali stranieri. Proviamo a introdurre un elemento di ragionevolezza nell'esproprio, cioè a far salvi tutti i titoli abilitativi richiesti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da non sottrarre tout court un diritto